Beni per un valore di oltre 4 milioni di euro sono stati confiscati agli eredi di Francesco Madonia e Francesco di Trapani, noti esponenti mafiosi defunti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del ROS su disposizione della Procura della Repubblica di Palermo. Il patrimonio confiscato è costituito da un bar tabacchi, due ville, sei immobili, terreni e valori in depositi di una società riferibile alla famiglia Madonia. Il Tribunale ha ritenuto provata la diretta riconducibilità dei beni in frutto di attività illecite ai due esponenti di vertice del mandamento mafioso di Resuttana San Lorenzo. I carabinieri del ROS hanno accertato che dopo l'arresto e fino alla loro morte i due boss, attraverso i loro familiari più stretti, hanno continuato a impartire direttive nella gestione delle attività illecite del mandamento. Le indagini patrimoniali svolte hanno inoltre permesso di individuare fittizie intestazioni di imprese, immobili e terreni a vantaggio degli eredi dei due capi mafia, coinvolti a loro volta nell'indagine Rebus, come affiliati o contigui all'associazione mafiosa. Gli elementi raccolti e l'analisi patrimoniale svolta hanno infine portato alla emissione del definitivo provvedimento di confisca. Tra gli arrestati dell'operazione antimafia sull'asse Sicilia-Germania che ha portato ieri all'arresto di 46 persone c'è anche Maria Concetta Bevilacqua, figlia del boss Raffaele. Nel suo studio legale di Barrafranca, nell'Ennese, incontrava gli uomini d'onore e consegnava i pizzini del padre con gli ordini da eseguire. Maria Concetta Bevilacqua, figlia di Raffaele, l'anziano boss al vertice di Cosa Nostra Ennese, su nomina diretta di Bernardo Provenzano, di professione avvocato, è finita ai domiciliari. Per gli investigatori, la donna, dimostrando fierezza del ruolo ricoperto dal padre all'interno dell'organizzazione mafiosa e piena di adesione alla stessa, non solo era solita compiacersi per il rispetto che le veniva tributato, ma approfittando della sua professione, incontrava presso il suo studio legale di Barrafranca gli affiliati. La donna boss per gli uomini dell'arma che insieme al fratello partecipava in pieno alle scelte strategiche del gruppo criminale, organizzava gli incontri presso la casa di Catania, dove il padre stava scontando i domiciliari per ragioni di salute, e ancora una volta sfruttando il suo ruolo di legale attuava una serie di manovre volte ad evitare il ritorno in carcere dell'anziano capomafia. Nel progetto di riorganizzazione della famiglia mafiosa, posto in essere da Raffaele e Bevilacqua, concludono gli investigatori, hanno assunto un ruolo cardine i suoi figli, Flavio Alberto e Maria Concetta. Quest'ultimo è avvocato del Foro di Enna. Il primo era l'interfaccia del padre con il territorio e in tale prospettiva si è occupato di tenere i contatti con gli altri affiliati e di concordare le azioni da intraprendere. La regione siciliana sta lavorando a un progetto che prevede l'installazione di una serie di telecamere ad infrarossi di ultima generazione che prevedono anche la possibilità di anticipare la partenza degli incendi, misurando il rialzo della temperatura rispetto a quella generale, in grado addirittura di comprendere da dove sta partendo il focolaio e quindi consentendo di poter intervenire in tempo. E quanto scrive in una nota la deputata regionale Margherita La Rocca Ruvolo, a margine dell'audizione dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente Totò Cordaro, in merito alla problematica degli incendi nel territorio del Belice, che si è svolta in quarta commissione all'AS, presieduta dall'onorevole Giussi Savarini. Assicurare il decoro all'igiene pubblica, tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, controllare l'abuso di alcol e prevenire le condotte violente che ne potrebbero derivare. Queste le motivazioni del provvedimento del sindaco Alberto Di Girolamo che impone il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e di superalcolici contenuti in bottiglie e bicchieri di vetro, vietandone altresì la detenzione e il consumo in luogo pubblico. L'obiettivo del provvedimento è volto pure ad assicurare il decoro negli spazi pubblici, essendo eccessivo e rischioso il vetro che spesso viene abbandonato per strada. Alle suddette motivazioni si aggiunge anche quella dettata dalla recente legislazione anti-Covid, che potrebbe essere favoriti dal consumo all'aperto di alcolici. Il divieto decorre da oggi e fino al prossimo 30 settembre, nella fascia oraria quotidiana che va dalle 22 alle 6 del giorno successivo. Interessante
interessati dall'ordinanza sindacale sono le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma anche ai circoli privati, ambulanti e operatori del commercio su aree pubbliche, venditori di bevande alcoliche in vetro, dispensate anche attraverso distributori automatici che esercitano all'interno del perimetro del centro cittadino. Il divieto riguarda anche le attività commerciali che esercitano nelle zone dei lidi, sia del versante sud che del versante nord. Un bel colpo d'occhio a Piazza Carmela nel centro urbano di Marsala, fresca di risistemazione. Anche questo intervento si è potuto avviare e ultimare dopo la riapertura dei cantieri, chiusi nel periodo emergenziale. Nella piazza, infatti, sono spesso intervenuti gli operatori ecologici per rimuovere spazzature e materiale vario abbandonato da alcuni cittadini. Oltre alla bonifica, nonché alla sistemazione degli arbusti e delle piante collocate nelle aiuole, anche i ficus sono stati oggetto di specifica potatura, secondo le indicazioni dell'agronomo Vincenzo Sciacca, lo stesso che sta curando gli alberi monumentali cittadini. Piazza Carmela, comunque, necessiterà anche di un altro piccolo lavoro, la sistemazione di una parte di muretto perimetrale. Ben ritrovati. Nelle prossime ore una nuova perturbazione atlantica arriverà sulle aree del nord Italia e poi nel fine settimana si estenderà anche al centro-sud. Allora, vediamo il dettaglio con le grafiche, lo facciamo iniziando proprio dal centro-nord. Per quanto riguarda la giornata di venerdì, quindi avremo una situazione decisamente più instabile. Abbiamo questa perturbazione che porta delle piogge, quindi anche un lieve calo termico, come vedete, che riguarderanno tutte le aree del nord Italia e si estenderanno anche sul medio versante adriatico. Sabato andrà a migliorare sul nord Italia, anche sul versante tirrenico, con ampie schiarite, ancora molto instabile invece tra Marche, Abruzzo e Molise. Nella giornata di domenica invece torna il bel tempo e le temperature torneranno ad aumentare con valori massimi fino a 32-33 gradi. Tra le aree più calde sicuramente la pianura padana, ma anche la Toscana e il Lazio. Mentre al sud venerdì continua ad esserci bel tempo, alta pressione, un anticiclone ben saldo, poi sabato invece arriva la perturbazione, ma qui porta poche piogge tra Basilicata, Calabria e anche aree interne campane, nord della Puglia. Saranno davvero piogge sporadiche, ma porteranno ad un lieve calo delle temperature. Poi nella giornata di domenica torna il bel tempo con ampie schiarite, temperature fino a 30 gradi, quindi leggermente inferiori rispetto agli scorsi giorni. Per il momento è tutto, più tardi.